Riccardo, partiamo intanto dalla passione per la lotta greco-romana. Quando è nata? Questa passione è nata circa 10 anni fa. Io frequentavo la scuola Pio Borri che si trova accanto alla palestra e le maestre da piccoli ci portavano a provare i vari sport che si trovano nel palazzetto, che sono quattro. E io e i miei amici siamo appassionati subito alla lotta greco-romana e nonostante ho praticato molti altri sport durante tutta la mia infanzia, non ho mai lasciato la lotta ed oggi sono qua. Indossi la divisa della nazionale non a caso, per quale motivo? Sì, ho vinto diversi titoli italiani ed infatti ho fatto anche molte esperienze all'estero. Quest'estate sono stato a fare un torneo in Iran dove la lotta è lo sport per eccellenza e gli atleti sono davvero bravi. Sono stato anche in Ungheria e Croazia dove ho fatto sia gare che ritiri, sempre con la nazionale. Tra poco partirai perché sappiamo che devi tornare a Torino. Che cosa ti aspetta? Io mi sono trasferito a settembre a Torino per allenarmi su, ma gareggio, sono sempre tesserato per il Chimera di Arezzo e quando tornerò su avrò una settimana di allenamenti e poi tra 2 settimane andrò a fare un ritiro con la squadra di Torino in Ungheria. Qual è il tuo score? No? Hai detto che hai vinto diversi titoli, quali sono questi titoli che hai vinto con la lotta? Ho vinto 7 campionati italiani tra greco-romana e stile libero e di recente a novembre ho vinto nei 63 kg la Coppa Italia che si è tenuta a Rovereto. Sei stato uno dei protagonisti della giornata olimpica del CONI a dicembre, che emozione è stata? Sì, è sempre un'emozione, non era la prima volta che andavo, ma fa sempre piacere essere premiati per essere un atleta di interesse nazionale. Qual è il tuo obiettivo a breve scadenza e quello a lunga scadenza? A breve scadenza non ho obiettivi perché il prossimo anno non sarà facile, siccome salirò di classe, sarò juniores e quindi lotterò con atleti più grandi, ma a lunga scadenza ho molti obiettivi, tra cui quello di vincere il campionato italiano assoluto, che è il più importante campionato italiano che ci sia nella lotta greco-romana. L'ultima domanda te la dobbiamo fare, quanti sacrifici ci sono? È difficile rendersi conto per chi non l'ha mai praticato, ma i sacrifici sono davvero tanti e uno di questi che a me non piace di questo sport è il calo peso, perché per le gare importanti sono arrivata a perdere anche 8 kg. E è davvero la parte, diciamo, brutta di questo sport, ma tutti i sacrifici che ho fatto e che farò mi hanno ripagato e spero mi ripagheranno anche in futuro. In bocca al lupo. Crepi.